Il Master in Comunicazione Storica dell'Università di Bologna apre i bandi per la seconda edizione. Che cosa vi ha spinto a dare continuità a questo progetto? L'esito della prima edizione è vedere crescere i lavori dei nostri studenti, le loro capacità, quindi avere degli umanisti che si occupano e lavorano su piattaforme digitali è stata una grande soddisfazione. C'è stata una mostra a Ravenna a marzo che ha avuto un ottimo successo, ce ne sarà un'altra a Bologna dal 16 al 24 settembre e c'è comunque un grande interesse intorno a noi, altri ci hanno chiesto la mostra, ce l'ha chiesta Milano, ce l'ha chiesta Reggio Emilia e poi anche i ragazzi hanno fatto degli stage di ottima qualità, tra l'altro 4 studenti sono stati nella redazione di Rai Storia. E che cosa cambierà in questa seconda edizione? Ci sarà una maggiore attenzione verso l'internazionalizzazione, grazie anche al lavoro di Elena Lamberti che avrà uno spazio più ampio in questa seconda edizione e una riflessione più generale comparata sulla comunicazione storica. Ad esempio rifletteremo anche su altri esempi europei come quello tedesco, che viene usata la comunicazione storica per la valorizzazione dell'immagine delle aziende, quindi c'è una storia delle aziende che certifica il presente. In Spagna invece il discorso è diverso, principalmente la comunicazione storica è utilizzata per la promozione turistica. E quali possono essere le applicazioni in campo italiano? Potenzialmente molto vaste, perché siamo il primo paese al mondo per beni culturali, abbiamo oltre 30 milioni di visitatori l'anno nei nostri musei e gli enti locali si prodigano iniziative con nuovi musei, giornate della memoria, notti bianche. Abbiamo un'editoria che propone circa 200 titoli al giorno, quindi occorrono persone qualificate per fare funzionare questa enorme industria culturale. E attraverso quali principi avviene la formazione? Sostanzialmente 3 principi. La formazione deve essere interdisciplinare, duttile e professionalizzante. Quindi partiamo dall'analisi di un aspetto teorico e successivamente valutiamo la costruzione applicativa, quindi con un prodotto. Dentro questo processo riflettiamo anche su come questo prodotto può essere recepito dal mercato, i vantaggi, gli svantaggi, il bacino di utenza. È chiaro che affinché tutto funzioni ci deve essere anche una risposta istituzionale, di sistema, ma date le dimensioni del fenomeno, crediamo che nel medio periodo questa risposta possa esserci con un grande vantaggio per chi opera nella comunicazione storica. Master si conclude con un evento finale. Quest'anno il tema è stato il 150° dell'Unità d'Italia e il centenario della nascita di Marshall McLuhan. Ci puoi descrivere questo percorso? Molto volentieri. Il nostro Master parte da alcuni assunti fondamentali, un'ottima conoscenza, quindi il sapere, ma anche la capacità di divulgarlo, di renderlo pubblico, di diffonderlo, di costruirlo. E quest'anno ci è sembrato quindi molto importante cogliere l'occasione offerta dalla concomitanza di questi due importanti momenti. Da un lato il fatto storico, l'Unità d'Italia, come è stato celebrato, raccontato, ricordato. Dall'altro i 100 anni della nascita di un signore che ha iniziato a farci riflettere in modo diverso sulle nuove forme della comunicazione, Marshall McLuhan. Comunicazione quindi importante perché costruisce o decostruisce l'identità nazionale e quindi una riflessione sulle dinamiche che ci hanno accompagnato negli ultimi 150 anni in Italia, aperta però a una comparazione con altre realtà internazionali. Siamo in epoca di globalizzazione, ma esistono le specificità nazionali, quindi per noi è molto importante conoscerle e confrontarle. Partendo da queste premesse, grazie alla solida rete di interazioni che il Master di Comunicazione Storica dell'Università di Bologna ha con diverse istituzioni nazionali ed internazionali, abbiamo potuto organizzare un importante evento a fine marzo 2011 proprio su questi temi, grazie a importanti contributi, per esempio abbiamo avuto il coinvolgimento dell'Ambasciata del Canada a Roma che ha riconosciuto l'importanza del nostro percorso formativo e quindi anche dell'evento finale, abbiamo potuto avere a Bologna ospiti illustri nazionali ed internazionali, offrendo così ai nostri studenti l'opportunità di confrontarsi
con esperti di questo settore, avere un immediato riscontro del loro lavoro e quindi anche della loro formazione. Nella prossima edizione il tema sarà quello dei luoghi della memoria, come si costruiscono e come si rendono vivi. Ecco, attraverso quale percorso ci arriverete? Questo è un tema importante, un tema di grande valenza civica e quindi per noi è una grossa assunzione di responsabilità. Quindi direi che partiremo innanzitutto da noi, quindi dagli studenti del Master e dal corpo docente del Master, perché il primo luogo di memoria siamo noi nella consapevolezza della trasmissione della memoria. Quindi opereremo prima di tutto partendo dai singoli, dalla responsabilità individuale e collettiva di testimoniare e di fare memoria. In modo particolare ci interrogheremo su come le nuove forme della comunicazione, le tecnologie contribuiscono a costruire anche luoghi virtuali di memoria, quindi una nuova idea di esperienza di memoria, e quindi confronteremo questa situazione con i veri luoghi di memoria, di nuovo in modo interdisciplinare, dicevo prima, quindi con competenze del campo umanistico, sociologico, storia dell'arte, letteratura e naturalmente tecnologie della comunicazione. Sul sito www.mastercomunicazionestorica.it troverete l'elenco dei corsi e dei docenti, assieme a tutte le informazioni utili, e potrete scaricare il bando che scade il 20 ottobre 2011. Possible.